Ciao a tutti. Oggi mi tocca fare una specie di caccia al tesoro, nel senso che ieri, mentre giravo con la scalpel, a un certo punto mi è arrivata la segnalazione che la bicicletta di Claudio era persa. Me l'ero dimenticata. In realtà c'ero sopra. Questo perché avevo l'AirTag della Apple messo nel buco della forcella, probabilmente con gli sbalzi si è staccato e quindi si è perso. Quindi è quello che è andato perso, non la bicicletta. Comunque adesso vedo che, come si può vedere dal programma, dov'è, la bici si trova qui, cioè verso vicino a Busca, perché praticamente è sopra Rossana. Ultimo rilevamento, quindi adesso mi dirigerò di nuovo verso Rossana e quando arriverò sul posto vedremo le segnalazioni per ritrovarla al ritardo. Fino a qui le strade si equivalgono, cioè sono andato fino a Rossana facendo lo stesso percorso di ieri, però con una velocità nettamente superiore. Adesso vedrò i dati precisi comunque a casa, però diciamo che dove prima facevo i 12-15 km all'ora, adesso facevo i 18-20. E cambia di molto. Cambia di molto anche come stanchezza, perché comunque la bici pesa 3 kg in meno. Quindi adesso, invece di fare la strada che ho fatto ieri, cioè quindi la colletta di Rossana, andrò su direttamente di qua. La bicicletta si trova qui. Adesso la vediamo. Ecco la bicicletta. È molto più vicina perché noi siamo qui. Ok, mi sto avvicinando alla bicicletta, cioè la bicicletta, all'AirTag. E comunque devo dire che è molto meglio, mi trovo molto meglio con la gravel, perché comunque tanto su sterrati così ci va benissimo anche con la gravel. E per quanto riguarda i sentierini ripidi e pietrosi, abbiamo visto la fine che ho fatto. La mia bici ideale per l'avventura è la gravel, decisamente. Voglio che sia chiaro che su pezzi così io spingo comunque la bici, sia che abbia una gravel, sia che abbia mountain bike, cioè non è che mi cambia niente. E in discesa li faccio tranquillamente anche con la gravel, più o meno con la stessa tranquillità con cui li faccio con la mountain bike, cioè non è che tanto io scendo piano, non è che vado veloce, quindi non è che mi cambia molto, non mi cambia proprio niente. Eccomi qua, sono tornato al bivio dove ero ieri. Ieri sono andato giù da lì e la bici è sempre più vicina. Sempre più vicina. Manca ormai poco. 0,3 km. Ecco, qui da dove sono sceso ieri con la scalpel. Direte, ma vorrei mica scendere da lì con la gravel. Sì, ma ieri sono sceso a piedi. A piedi sono sceso con la mountain bike da questo pezzo qua, perché il problema è che le cose che non riesco a fare con la gravel non riuscirei a farle neanche con la mountain bike. Non è che cambia molto, eh? Ormai ci avviciniamo al punto
dove ho perso la bussola, 1,4 metri avanti, eccolo lì, guardalo qui, è questo, trovato, eccolo che suona, e ora non mi resta che scendere, con calma ovviamente, molta calma, calmissimo. Estremamente calmo, vedi che è la stessa cosa. Qua scendo come sono sceso e non cambia assolutamente niente, solo che cambia perché ieri quando sono sceso qua ho detto ma, perché ero deluso, quindi gongole, dov'è il problema? Non c'è problema. Adesso scendiamo di qua verso San Michele, tranquilli come delle Pasque. Benissimo. Si viaggia benissimo. Molto flow. Yahoo. 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 E qua arriviamo a San Michele. Questo è il sentiero per San Michele, che riconosco. Ed ecco San Michele, alla mia sinistra arrivo a San Michele. Eccoci qua, sono a San Michele e quindi adesso c'ho la discesa sul sterrato largo, comodissimo, però comunque anche questi pezzetti di single track sono molto belli e piacevoli da fare anche con la gravel. Con la gravel c'è sempre il vantaggio che è più leggera, si porta anche più facilmente in salita. Ed è tutto meglio. Viva la gravel! E anche queste gomme vanno molto bene. Ok. Alla prossima. Ciao ciao. Ed eccomi a casa. Giro bellissimo, divertentissimo. Molto meglio di ieri. Adesso ti faccio vedere come arrivo io a casa. Vedi? Qua c'è un piccolo arrivo. Così arrivo. Dopo un bel giro gravel. Viva la gravel. Viva la gravel. Ora sì. Viva la gravel!